Non so più chi sono. Non sarò più nulla di tutto quello che ero. Aspetti. Non so che vita mi aspetta. Sì, meno di un portantino. La storia nasce da un'autobiografia. La storia di un medico che nel 2013 ha fatto un incidente. Quest'uomo perde la memoria degli ultimi 12 anni. Il prima e il dopo sono molto diversi. Se prima potevo essere un primario, perdendo 12 anni di memoria, quindi perdendo anche tutta una serie di competenze tecniche, scientifiche e di preparazione, sono costretto a fare un enorme passo indietro nel mio ranking ospedaliero. Noi, che eravamo i suoi subalterni, di conseguenza ci troviamo a dargli ordini. Anche gli specializzandi si ritrovano ad avere dal primario uno specializzando pari al loro pari livello. Gli specializzandi sono tanti ragazzi che studiano per anni tutti assieme e alla fine ne resteranno pochi. Sono Pierpaolo Spollone, interpreto Riccardo Bonvegna. Sono Simona Tabasco, interpreto Elisa, te la rifaccio. E sono Silvia Mazzieri, interpreto Alba Patrizzi. Sono Alberto Malanchino e interpreto Gabriel Chidane. Non posso dire niente, perché qualsiasi cosa è spoilero. C'è un angelo custode invece che aleggia sul reparto, è la figura di Teresa, la caposala, è una delle poche figure che rimangono uguali sia prima dell'incidente che dopo. Si sono create, secondo me, le stesse dinamiche che si creano nell'ospedale tra i vari ruoli. L'attrice che fa la caposala è diventata, e lei è veramente la caposala. Io veramente quando entro in teatro mi dicono buongiorno dottoressa. Mi raccontavano in ospedale, quando siamo stati lì una settimana, l'ospedale è un luogo di grande promiscuità. Come giustamente mi raccontavano, in un ambiente in cui, dicevamo prima, l'atmosfera è così grigia, cupa, spesso molto pesante, ci si abbraccia in qualche modo, no? Sarà molto sentimento, proprio come se piovesse.